Leonora accosta Andrea, Giampaolo sale, Andrea scende. Si direbbe che il flusso del tempo si sia arrestato, tanto la vita è ridotta agli elementi primordiali. Siamo nella sede prove del Balletto del Sud, che è la compagnia che ho fondato nel 95, e questa sede l'abbiamo dal 2000, quindi sono molto contento di aver creato un posto che è forse un riferimento per un artista, la casa base dove ci si può esprimere, non solo concentrare. Oggi si dice produrre per questo, per un termine più legato al business, ma in effetti è un laboratorio, una cucina dove si sta qui per creare. Quantità del lavoro e il riconoscimento forse al lavoro stesso, oggi si può intendere così. Infatti sono molto soddisfatto del fatto che abbiamo tantissimi progetti uno dopo l'altro inanellati per tutti i mesi dell'anno. Qui alle mie spalle stanno provando lo spettacolo di domani a Castro, il premio Castrum Minerva, è un premio che si assegneranno a delle personalità del Salento che hanno valorizzato il nostro territorio, ma è un'opportunità per me per indagare nel mondo del mito antico, del mondo del classico greco, della mitologia, perché i riferimenti e i reperti ritrovati appunto a Castro, una statua, reliquia di un tempio di Minerva, è stata appunto un'opportunità per creare uno spettacolo interamente dedicato al mito. E quindi abbiamo indagato nelle tragedie di Eschilo e Sofocle, nei grandi traguardi della mitologia antica, traguardi morali, etici, dove gli uomini erano diversi, erano eroi e divinità. Le lavagne erano un gesto lento e sicuro d'una consuetudine antica. Rapida luce passa talvolta il sorriso su quei volti che sanno la messa a sue passioni agli stenti. Andrei indietro di uno più avanti, vai. Un vasto mondo cristallizzato si assistono in bagnanti venuti dalla città. Un'eruzione improvvisa quanto effimera, la quale intacca appena la superficie delle cose. Questo è, diciamo, il mio nuovo amore, sì, proprio, anzi riflettevo che all'inizio della mia carriera di coreografo spesso avevo la necessità di utilizzare una voce fuori campo, una voce narrante, ma poi nell'evoluzione della coreografia veniva ritenuta da me stesso pleonastico, no? Il concetto ribadito due volte, attraverso la voce e attraverso la comunicazione non verbale del balletto. Ora è una fase nuova dove questi due amori, il teatro di parola e la comunicazione non verbale, procedono parallelamente, quindi non si intersecano, creo degli spettacoli di parola e degli spettacoli di danza. È una mia nuova idea proprio per sdoppiare una forma di creatività, per riuscire a scrivere con un altro vocabolario che è quello della parola e non del corpo. Sì, continuo soprattutto quest'estate con un duplice progetto, perché abbiamo nel Salento Itinerario Danza, che è veramente l'orgoglio della nostra attività. Sono quest'anno 14 comuni, un circuito salentino importante perché all'ombra dell'eco del barocco, degli sfarzi arabi o degli echi spagnoli si replicano i nostri spettacoli, 6 titoli differenti che si alternano per il piacere del pubblico turistico e locale. Ma parallelamente, intersecandosi con questo calendario, abbiamo un circuito nazionale importante e impegnativo che ci vede anche a Tormina quest'anno per 2 spettacoli a Tormina Arte, al celeberrimo teatro greco che spaventa tutti, è enorme, un palcoscenico 25x16 come metratura, quindi abbiamo oltretutto amplificato, raddoppiato l'organico dei danzatori e faremo una bellissima tournée, perché faremo Tormina, Siracusa, abbiamo fatto da poco Viterbo, Palermo, Napoli, Roma, Vignale Danza. E ora questa la tournée nazionale appunto si conclude con le ultime date a Siracusa e Palermo. L'apertura del teatro a luoghi non convenzionali, sono stato forse un pioniere, ma non per la tipologia di spettacolo, perché tante compagnie e tanti artisti escono dal teatro per esibirsi in luoghi alternativi o in nuovi contenitori di cultura. L'idea è di portare nella piazza la danza formale, la danza classica, cioè non un'espressione del teatro danza che naturalmente si lega a una struttura, a un contenitore metropolitano, ma l'apertura del grande balletto romantico al pubblico, diciamo, che gratuitamente diventa stante di questi spettacoli, è sì un'operazione nuova, perché portiamo appunto il grande classico, quindi con dei tempi di gestione del racconto, con delle modalità di narrazione legate alla cultura romantica e non al zapping contemporaneo, no?
Le quattro stagioni sono una delle espressioni forse più moderne della mia ricerca, perché è un testo, è uno spettacolo che dedico alla poesia di Winston Oden, un poeta inglese americanizzato nel 48, che racconta con ironia, satira e paura la cultura americana. Quindi Le quattro stagioni è un titolo quasi decettivo, perché uno immagina di trovare quattro stagioni meteorologiche che sono appunto scansione della vita temporale dell'uomo sulla terra, invece sono le stagioni delle emozioni. Ci innamoriamo, soffriamo per la perdita delle persone amate, abbiamo paura della società quotidiana che ci può distruggere o ci può spaventare, viviamo il nostro autunno personale quando abbiamo le tristezze, la nostra personale primavera quando ci innamoriamo, il nostro personale inverno quando abbiamo a che fare con la morte e la nostra personale estate quando alcune volte il caldo fosforo ci dà l'impossibilità della reazione. Il cittadino comune diventa appunto la chiave di lettura di questo, del poeta Winston Oden, e quindi io ho immaginato uno spettacolo appunto al comune cittadino, alle le ammonizioni che ci manda Oden dicendo attenzione che alcune volte la società contemporanea con i suoi grattacieli non solo schiaccia l'io e lo tende alla massificazione, ma lo rende anche un uomo che non riesce a reagire e a capire. Signori miei, venite a teatro, l'amore per il teatro sta tornando, abbiamo bisogno di tanto pubblico, abbiamo bisogno che la gente riprenda una passione e soprattutto non sia pigro, che abbia la voglia anche specialmente d'inverno di uscire, di vedere, di conoscere, perché l'arte, la cultura sono la più grande ricchezza che l'uomo regala all'altro uomo, quindi approfittiamone. Quando mi dipartì da Circe, che sottrasse me più di un anno, là, presso a Gaeta, prima che sì Enea l'ammasse, né dolcezza di figlio, né la pietà del vecchio padre, né il debito amore, lo qual dovea Penelope far lieta, vincer potero dentro a me. L'ardore che ebbi a divenir del mondo esperto, e degli vizi umani, e del valore. Ma misi me per l'alto mare aperto, sol con un legno e con quella compagna picciola dalla quale non fia diserto. L'un lito e l'altro vivi, infin la Spagna, fin il Morrocco e l'isola dei Sardi e le altre che quel mare intorno bagna. Io e i compagni eravamo vecchi e tardi quando venimmo a quella foce stretta dove Ercole segnò i suoi riguardi a ciò che l'uom più oltre non si metta. Dalla man destra mi lasciai Siria, dall'altra già m'avea lasciata Setta. Oh, frati, dissi, che per 100 miglia perilli siete giunti all'Occidente, a questa tanto picciola vigilia dei nostri sensi che è rimanente. Non vogliate negar l'esperienza di retro al sol del mondo senza gente. Considerate la vostra semenza. Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. Li miei compagni feci io sì acuti con questa orazione picciola al cammino che appena poscia li avrei ritenuti. E volta nostra poppa nel mattino, dei reni facemmo aria al forne volo, sempre acquistando dal lato mancino. Tutte le stelle già dell'altro polo vedeva la notte e il nostro tanto basso che non sorgea fuori del marinsuolo. 5 volte era acceso e tante casso lo lume era di sotto della luna, poi che entrati eravamo nell'alto passo quando n'apparve una montagna bruna per la distanza e parve di alta tanto quanto veduta non aveva ancora. Noi ci rallegrammo e tosto tornò in pianto che della nuova terra un turbo macro e per costa del legno il primo tanto, 3 volte che fu girare con tutte le acque, alla quarta le parla la tomba in suso e la prora vive giù come un turbiacque. Infine che il mare fu sopra noi.
chiuso.